Levati. Using my persona to fight is more tiring than I imagined. Don't overdo it and collapse on us, okay? Infatti i grimaldelli servono soprattutto per il memento, più che per i palazzi. Anzi, non ce l'hanno mica così tanti chiusi. Beh, c'è... è il timbro. Dai. Vediamo se arriva la ragazzina, perché inizio a avere dubbi, perché siamo oltre... Boh, prima in teoria dovrebbe apparire, no? Diamoci a cavolo. Allora... timbro. Dunque. Non so. No. È stato carino comunque l'idea lì di non... tanto timbro, quindi prendiamolo, perché così possiamo non tornare qua. Zona inferiore. Cioè, sono due qua, in effetti. A ogni modo sono contento di poter tirare il piano. Ok, siamo partiti dalla 8. In realtà sappiamo che non è qua, è più in alto. Dov'è, ragazzino? Ai. Con la mia ricerca non restano molte aree, siamo addirittura d'arrivo. Bene, non possiamo perderci danni proprio. Eccolo qua. Ok. ...187. Ah, questi sono tutti a... ammassato. Ah no, ma io ho mica schiacciato su di lui. Vabbè, guarda che c'è. Tutte le affinità rilevate. Era debole al fuoco, debole al sacro. Aria stagnante, attacco curioso e amnesia totale. Uccide un nemico. Attacco, nemici, vai. Joker! Che mostro! Dobbiamo considerare che il gioco nasce... questo genere nasce sulla PS2, quindi... sono dei restyling di quei nemici dell'epoca. Guarda, c'era il coso forziere e mi ha dato l'attacco a lui, ma va. Si rompe. Ah, ok. Quando c'è il muro che sembra una porcheria, 10 timbri.
Ok, qui c'è il ragazzino e è su. Solo ci ha attaccato lui. Allora, levo al vento e questi alla sparatoria, mi sembra. Dunque. Devo detto... vento, ce l'abbiamo. Ma no, no, fermo. Ferma. Tutto, mi spiace, mi sbaglio a schiacciare. Allora, ecco, lui c'ha il maglio. Però quello ha riflettuto. Punta l'arma. Meglio forse sparo un qualche colpetto in più, però. La bomba e... non c'è una bomba così anche con Willy Coyote, no? Me lo ricordo. All right. It looks like all the shadows are gone. Allora. In realtà possiamo sfruttare anche se non è in team. Anche se non è in gruppo lo possiamo usare, non ci ho mai badato. Anche perché di solito io non ci ho mai badato. Allora, vediamo un secondo. Finiamo di esaminare comunque il piano. Vai qui. Ah, che c'è qua? Chiamano. Anche va là, ci da pietra di scone. Fuoco mi sembra, no? Allora qua, giriamo. Dico, mal che vada. Ah, non abbiamo guardato la persona. Sono già dentro di te, non possiamo averne due dello stesso tipo. Let's go. Veniamo. Fuoco lei non ce l'ha. Non abbiamo nessuno col fuoco, bisogna sperare di... Era debole anche... No, resiste al fisico. Resiste al fisico. No, infatti... 118. Adesso sta gemendo e quindi sarà pronto per scappare. 118. Speriamo di arrivare in tempo su Atom prima che scappa. Okay. Prima che scappi. Ok, vai. Ok, almeno i soldi li portiamo a casa. I miei vento sono lunghi. Livello 39. Ok. That was easy. Livello 39 non era il livello in cui gli altri avevano affrontato l'altro dungeon. Ok, vicolo cieco. Sti cazzi, andiamo. 11, dai, dovremmo riuscire a potenziarlo ancora. Però questo sta qua. Lo svincolo lì.
But if we defeat them quickly. Ma. Ah, schizzato. Ho schizzato troppo. Troppo le tre. Ma sono più addosso dei voi, vabbè. Direi di sì, sono ancora loro. 24. Ma non ci fanno un tubo, però sono aggressivi. Ma che stronzi. Ma non si fa così. Cazzo. So. A riflettere ci ha fatto. Perché Jack Frost è debole al vento. Ascolta, ci curiamo assolutamente. Sarebbe ridicolo. Mi sento capì. Se no passiamo la palla. Ah no, non possiamo passare la palla. Non possiamo nemmeno curarci. Perché possiamo usare solo. Però tecnicamente possiamo anche tirarli giù. E funziona ovviamente. E sto rischiando, Se avevo Morgana, passavo la palla a Morgana. Per fortuna non ci attaccano come per prima. Allora, no, non mi fido. Sì. Media, ci ha praticamente riempito. Allora, questi qui erano allo psi, infatti. Questo qui invece è al fuoco o al sacro? Nessuno di quelli che facciamo noi. Non è debole a. Le scimmie Freila, infatti blocca, quindi è inutile fargli il Freila, il ma Freila quantomeno no, facciamo il Freila solo su di lui. Andala, se fuori il sé. Cioè, sembra una cagata, 86 dici, vabbè. I mostri, io fai 86 non gli hai fatto niente. Lo fanno a loro, è tutto un altro discorso. Allora, questo ha detto psico. E questo. Però insistiamo con lui. E non è. Okay. Quindi proviamo il Garula. Sa che esploda. Dai. Eh sì, ok. Ciao. Era rimasto vivo, stronzo, muori. Ah, dietro. Anfibia di là. Ok. We're done here. Let's go. Ok. Torniamo alla svelta da ragazzino. Dobbiamo girare. Sì. Vediamo se si leva. No, che stronzo. They noticed us. But if we can defeat them. No, il po' dei timbri.
Allora, facciamo una curetta, eh? Oh, è comunque una piazzola di sosta, mettiamola così. Allora, usiamo ancora... Ammazziamo tutto. Allora, ok, era qua. Dovevo girare qua. E fiori per me. Vai. Via. Vai, adesso siamo 10 punti. Andiamo avanti con questo. Gli oggetti, vabbè. Poi, oggetti. 318. Non riusciamo a prendere due. Ah, guarda, guarda, guarda. Regalo. Questi costano 80. Allora, prendiamo questo. E boh, prendiamo questi. Senza che do una pazienza. Aumenta la resistenza. Potenzialmente la magia. Abbiamo un po' per tipo. Abbiamo un altro di esistenza, dai. Ok. Doing good? Andiamo su. Qui c'è la fermata. Oh, ok. Niente, torniamo finalmente. Niente, usciamo. Did you change your mind? Direi di sì. Adesso possiamo andare avanti anche con un giro, tra l'altro. Che facciamo con quel cheater? Non siamo fregati se i nostri attacchi non hanno effetto? No, non siamo fregati. Non facciamo niente. Quel gioco è invincibile, quindi è invincibile anche nel Memento. E se provassimo a battere lo stesso gioco? Oh, però lui continuerà a barare. Ascolta, a Futaba. Può Futaba inventare un cheat migliore? E chiedessimo l'aiuto di un giocatore provetto? Futaba no. Ma ascolta, se uno è un cheater, è un cheater, non è che lo batti. Sembra che in città ci sia un gamer davvero un gamer incredibilmente bravo che si fa chiamare il re. Nel forum parlano tutti del fatto che è riuscito a battere questo cheater usando tecniche ortodosse. Davvero, dove possiamo trovarlo? Ho cercato il suo account sul server ufficiale, ma non sono riuscito a capire quale sala giochi frequenti, mi dispiace. Se è davvero tanto famoso, non dovrebbe essere facile trovarlo? Questo è vero, ok. Allora cerchiamo informazioni su Re nelle sale giochi della città. Non sapevo che si potesse diventare famosi semplicemente giocando bene a un videogioco. Sento parlare di Twitch. Comunque, se dovessimo... YouTube, voglio dire... Pro Gamer, mai sentiti? Comunque, se dovessimo trovare questo re, potremmo risolvere il caso. Con il suo aiuto schiacceremo certamente quel bastardo d'un cheater. Questa è la solita banalità. Cerco di parlare con Futaba, ok? Sono sicuro che ci sono cose che a me non direbbe mai. Vabbè. Il cliente è stronzo. Le masse di fanatici sono tutte in trepidazione per la prossima mossa dei ladri fantasma. Sei tra quelli che non vedono l'ora che il presidente di quell'azienda riceva il suo giudizio? Sì. Apprezzo l'onestà, nemmeno io posso negare l'entusiasmo che sento nel cuore. È chiaro che non potere, ma anche l'obbligo morale di usarlo con saggezza. Le pressioni e le aspettative che gravano sulle persone speciali le conosco benissimo. Me ne andrò a casa allora. E noi li facciamo scappare i clienti. Dobbiamo studiare.
Allora, diamo accesso, così in teoria non avesse cambiato niente. Ehi! Dunque, vicino a migliorare la mia conoscenza. Ci non si sa. Riz è sempre lì a breve. Migliorare il mio coraggio anche. Gentilezza. Ok, qualche progresso c'è stato. Il fascino che è rimasto al palo, come si vuol dire. Allora, immagino che non ci faccia uscire, eh? Fa faticato più del palazzo. È martedì, quindi non serve nemmeno lei. Potremmo... Vediamo un attimo. Conoscenza. 3. Eh sì, questi sono i libri nuovi. Esprime molto gentilezza, questo è quello che non ci serve. Chiamami capo. E però non ci serve. Come fare? Questo migliora la perizia. Questo impara il fascino. Questo da... No, no, non è quello da consegnare. Quello da consegnare è... questo. Chi vuole farsi affascinare? Io voglio affascinare, non farmi affascinare. Potremmo anche iniziare a questo, oppure fare gli oggetti, non lo so. Facciamo... Allora, è meglio fare gli oggetti, in realtà. E comunque ci danno un pochino di perizia lo stesso, quindi non cambia. Aspetta un attimo, c'è il laptop in effetti anche. Oh yeah! Provo a decorare un po' la stanza. Oh! Gli oggetti trovati nei luoghi che visiti possono essere utilizzati per decorare la tua stanza. Raccogli decorazioni uniche da ogni luogo che visiti per persona. Perché non provi a decorare? Decoriamo. Bambola a poster idol. Regalo di Anne. Vai. Sapphire. Zaffiro. Immagino ti ricorderà di Rajaku. Provi a continuare a decorare? Ah sì, bambola è già frost. Prima che hai vinto. Non sapevo che i giochi con l'artiglio fossero così divertenti. Sì. Bambola lumaca di mare. Vabbè. Le creature marine sono misteriose. Ho sentito che in fondo al mare ci sono creature mai viste prima, se lo dice a lui. La barca cigno. Però, scusa. Cioè, se l'abbiamo messi puoi mettere un segno che l'abbiamo messi. Vabbè. Però la barca a forma di cigno del parco Inokashira, giusto? Forse un giorno ci andrò con Lady Anse. Tu ci andrai. Vuoi continuare a decorare? No? Ok. Un'occhiata ai scaffali. Basta così. Ok, allora lì la... lì ha messo Jack Frost. Allora, dicevamo di fare... degli strumenti, perché se rientriamo ci servono. Abbiamo consumato troppi grimaldelli, quindi facciamo sicuramente i grimaldelli. Siamo 10. Yeah. Pagando 5.000 potresti chiedere a Kawakami di farlo. La prima armi non aspettarti molto. Facciamola così. Chiama Kawakami. Parla Becky, sono spiacente ma oggi non sono disponibile. Un momento, sei tu. Oggi non lavoro, ma se ti serve aiuto con le faccende di casa posso venire. Si tratta comunque di lavoro, quindi indosserò l'uniforme e sarò presso da te. Allora, vediamo se possiamo riparare il laptop noi invece. Ok. Allora, è qui che lavorerò, capisco. Ci vorrà un po' prima che il mio lavoro sia finito. Adesso vedermi la maid che fa i grimaldelli. Oppure fare qualcos'altro. In realtà non ci fa fare. Però parliamo. Non parlami mentre sto lavorando. Non vorrei mica che combini qualche casino, giusto? Come funziona adesso la faccenda? Quando andiamo a dormire, se ne va. Ascolta, noi andiamo di sotto e ci leggiamo il libro a questo punto. Quello della perizia.
Ma no, non è il telefono qua. Hey. Dunque, qual è la perizia? Vai. I principi fondamentali della Karakuri risiedono nei complessi meccanismi tipici dell'orologeria. Wow. Chiamano Karakuri, ma non sono semplicemente bambole. Non siamo giapponesi. Oh, ci siamo persi. Dove sei arrivato? Alla prima parte. Vediamo. Hi. Grazie per la pazienza. Ecco a te. 5. Ok, nel caso che le facciamo fare a lei non possiamo decidere la quantità, evidentemente. Ci vediamo dopo. Forse loro hanno pensato che uno lo gioca 80 ore di fila, quindi è dopo. Dopo 80 ore, però. Buongiorno. Ehi, non è quasi ora, ormai la scadenza è il giorno 10. 5 giorni, se non faremo qualcosa porteranno via Alu. Andiamo al palazzo, ok? Devo pensare un attimo. Eravamo già andati per la lotteria. Dobbiamo fare presto. Possiamo permetterlo. In realtà sarei un po' preoccupato. Pensiamo alla lezione. Dove siamo arrivati la volta scorsa? È acceso? Però c'ho uno. È pregata di recarsi subito in sala docenti. Questa è Kawakami. Cosa potrà mai essere? Vado in sala docente, nel frattempo studiate da soli. No, è che io volevo ottenere i grimaldelli e allo stesso tempo poter fare il laptop, no? Quindi abbiamo fatto non abbiamo fatto niente alla fine. Kawakami, ciao, ok. Leggi. Ci portiamo avanti con quello. Il Karakuri è complesso e va maneggiato con cura. Wow. Mi chiamano Karakuri, ma non sono semplicemente bambole. Ok, ancora. Siamo persi la lettura. Vabbè. E vedi che ti dà le tre note alla fine. Tutto qua. Sono due parti, ti dà due note. Sono tre parti, ti dà tre note. Ma alla fine, però. Non è una granché come cosa. Cosa sarà mai stato? Beh, riprendiamo la lezione. Mancato poco, comunque grazie, un po' di tempo libero. Ok, due. Concentriamoci. Tempo scorre, dobbiamo concentrarci, qualche piano. Decidi più tardi. E medicina è quasi completa e c'è una cosa che voglio verificare. Puoi venire dalla clinica? No. No, te l'ho appena detto, le note ti dà a fine 3. Un'assurdità, perché praticamente non è questo grande guadagno, ma è così anche se fai gli strumenti, probabilmente ti dà una nota e basta, non è che decidi dopo. Allora, un attimo una cosa. Fortuna. Siamo al 6. E la medicina è quasi finita. Quindi non. Cioè, o è quasi finita, ma in realtà deve arrivare a 10. Ed è finita quando arriva a 10. Oppure finisce prima e c'è qualcos'altro in più. Entriamo. Rispondiamo a lei.